un collega di studi e la stiamo cercando, cerchiamo anche Filippo Turetta che è di Torreglia, si frequentavano dopo essersi lasciati in maniera amichevole, abbiamo sempre avuto l'impressione che Filippo fosse ancora un po' attratto da una continuazione della relazione con Giulia. Giulia si è recata nel primo pomeriggio dalle 6 quando è passata a prenderla Filippo, uscito di casa secondo i suoi genitori in maniera tranquilla, si sono recati alla nave di Vero di Mestre. Lì hanno cenato, sono stati avvistati, poi hanno fatto ritorno. Il ritorno in realtà in località Vigonovo c'è stato e sono arrivati al parcheggio dietro alla casa qui di fronte, alla scuola, penso sia un asilo nido di Vigonovo. Io non sono residente in questo paese, per cui non è che conosco proprio tutta la zona, insomma. Io sono del paese vicino a Saonara. Sono stati avvistati intorno alle ore 23:15 e l'avvistamento è stato dovuto a un litigio che c'è stato in realtà tra i due. Un vicino di casa, mentre fumava, ha sentito le grida di Giulia, che è stata trattenuta in macchina da Filippo, che poi si è dileguato verso la strada che porta al cimitero e che può portare poi in via Vigonovese verso Padova oppure ulteriormente verso il centro di Vigonovo. La macchina è guidata da Filippo ed è una Fiat grande punto targata FA015YE. Prego a tutti chi vedesse questa macchina di contattare le forze dell'ordine. Noi siamo in contatto con la caserma dei carabinieri di Vigonovo. Si sono mobilitati i sindaci di tutti i paesi limitrofi e nei social sono apparsi diversi appelli. Ci raccomandiamo di fare attenzione a questa macchina che sicuramente è in movimento. I telefoni sono spenti da sabato notte, non abbiamo avuto modo di contattare nessuno dei ragazzi. Basta, non ho.